Buongiorno mondo e bentornati in questo nuovo video. Scusate l'assenza, ma in questi giorni sto cercando di capire che cosa voglio effettivamente registrare, che cosa mi fa voglia filmare e quindi dovrete portare un po' pazienza se vedrete ogni tanto magari dei vuoti nella programmazione. Comunque stamattina mi voglio truccare con voi, così vi faccio vedere un altro look che utilizzo spesso quando non so veramente che cosa fare, con una palette che mi è costata un'eresia, ma che onestamente non mi pento di aver comprato perché adoro alla follia, che è questa di Tom Ford, la Nude Deep. Palette di lusso, cioè prezzi veramente esorbitanti per quello che sono, però secondo me almeno in questo caso ne è valsa la pena perché la sfrutto tanto e anche il risultato che ottengo, che io abbia voglia o meno di truccarmi, è sempre fenomenale. Quindi direi di cominciare perché appunto stamattina sembra un po' una scopa e niente, dai, vi mostro un po' anche la base, la solita, come la realizzo, oppure vediamo se trovo qualcosina che non uso da un po' da sfruttare. Aspettate. È un po' che non uso questo fondotinta di Chanel, visto che siamo in tema di cose costose, perché non strafare, mi dico. Quindi dai, proverei ad utilizzare questo qua che è veramente tanto che non lo sfrutto, anche perché non so voi, ma con, e ripeto, è sempre la stessa cosa con la questione della mascherina, quando devo andare a lavoro ormai uso sempre il fondotinta in polvere perché trovo sia quello anche più facile da ritoccare all'occorrenza. Quelli liquidi dopo tendono a illuminarsi, no, a lucidarsi tanto e mi dà proprio fastidio, specialmente appena si alzano un po' le temperature. Comunque dai, iniziamo oggi, visto che sono a casa, col fondotinta di Chanel, che vi dico subito essere il colore sbagliato, è colpa mia perché ho scelto un sottotono caldo quando in realtà avrei potuto tranquillamente scegliere quello neutro. E questo fondotinta vi dico sempre che mi piace, ma non penso valga i soldi che costa, perlomeno non sulla mia pelle, perché ha questo effetto bello idratante, abbastanza luminoso, finish naturale perché vedete che copre ben poco, almeno applicato in uno strato sottile come sto facendo io. Cioè, un bellissimo fondotinta, però se state cercando qualcosa di stravolgente per i soldi che costa questo, nella mia personalissima esperienza vi dico anche no, penso ve ne siano di migliori, ecco, per questa fascia di prezzo. Diciamo che mi sento di consigliare questo fondotinta che ha una pelle più secca, proprio per il suo effetto un po' tanto luminoso addosso. Come correttore invece ritorno al low cost con il correttore di The Syme, che è quel brand coreano che vi cito sempre quando si tratta di correttori, quindi niente di particolarmente costoso, anzi, ma di super prestante. Non chiedetemi come, ma sono riuscita a perdere la mia cipria di Too Faced, che non è piccola, ma non la ritrovo. Quindi vabbè, per settare andrò a prendere un altro prodotto costoso, questa è la cipria di Charlotte Tilbury, che secondo me, almeno sul mio tipo di pelle, non è una cipria che consiglio per fissare se avete la pelle mista o grassa, assolutamente. La trovo molto carina, ad esempio, per fissare il correttore, perché ha un effetto levigante, leggermente coprente, molto bello. Quindi è una cipria assolutamente adatta a una pelle più matura, una pelle non particolarmente secca, anche un po' segnata perché appunto ha questo effetto bello levigante. Se la cercate invece per fissare la base nel caso in cui abbiate la pelle più mista o grassa, no. Questa è proprio una cipria che abbellisce la pelle, che la leviga, che la migliora visivamente, però non è una cipria per me fissante, ecco. Quindi oggi la uso perché tanto, ripeto, non devo andare a lavoro, quindi non ho bisogno che la base rimanga immutata per 1000 ore, però la sto per l'appunto cercando, sto cercando di finirla perché mi par brutto lasciarla così. Come bronzer, un altro prodotto quasi dimenticato di Jouer, il Duo Light to Medium. Mischio le due metà e le uso appunto come bronzer.
se seguiamo il trend di cosa consiglierei e cosa no, questo duo a me piace molto anche su una pelle chiara come la mia, perché trovo che i colori si adattino anche ai sottotoni. Mentre poi come illuminante ripesco anche qua un altro amore dimenticato, ossia la palettina di Dior. Queste palettine di illuminanti sono stupende, veramente bellissime, vi danno più colorazioni con le quali giocare e lavorare, e per me assolutamente ne valgono la pena, quindi qua non c'è alcun dubbio. E adesso cosa farò? Mischierò probabilmente questi ultimi due colori in basso, che tendono ad essere un po' più rosati. Cioè dai ragazzi, ma che meraviglia è! No, questi assolutamente sono pazzeschi. Avevo comprato tempo addietro la prima versione che fecero di questa palettina e l'ho amata talmente tanto che quando vidi che stavano per uscire con delle nuove combinazioni colori mi ero ripromessa non appena possibile di acquistarne una. Poi sapete che ho comprato questa e non me ne sono mai pentita, è una palette di illuminanti stupenda. Invece se dobbiamo proprio discutere di che cosa vale e che cosa no, un'altra palettina super costosa di cui onestamente mi sono un po' pentita è stata di Tom Ford, la Skin Illuminating Duo Powder. Questa qua adesso la sfrutto prevalentemente come illuminante e blush, però non ha la resa che ha la palettina per dire di Dior. Qua avete degli illuminanti che sono incredibilmente belli, qua invece avete un illuminante molto debole, molto delicato, quindi indicati per chi è sempre magari una pelle un po' più matura e segnata e vuole qualcosa di molto soft, e questo su una pelle sicuramente un po' più scura della mia funzionerebbe molto bene come illuminante. Io lo uso come blush ed eventualmente dopo lo sfrutto come tale, però vi lascia proprio l'alone luminoso. Dai, lo uso subito che così ci togliamo il pensiero e vi mostro. Cioè questo lo prendo per l'appunto come blush, però non ve lo consiglio se non amate le cose fin quasi metalliche. Cioè mi piace per il colore un po' meno usato in questo modo come blush, perché poi col caldo sembrate completamente unte. Cioè se avete la pelle secca ancora, ma su una pelle mista o grassa di sicuro non lo consiglierei come tale. Però ragazzi, la palette ce l'ho, non intendo liberarmene, pertanto devo anche trovare un modo di sfruttarla, no? Però per esempio, se vedete, il colore è molto bello, cioè se fosse un blush di questo tono, ma non metallico, non così luminoso, mi piacerebbe anche molto. Però poi quando giro il volto potete sicuramente notare che vi è tutto questo alone metallico luminoso che per un blush non è proprio l'ideale. Ma veniamo ora alla parte più interessante, ovviamente il trucco occhi realizzato con la palette che vi dicevo poco fa. Allora, queste palette costano intorno agli 80 euro se non ricordo male, un'eresia, me ne rendo conto. Non per tutti varrà la pena assolutamente acquistarle, a me questa piace talmente tanto che se la trovate con un buono sconto assolutamente vi direi di sì, sia per le formule ma specialmente per la selezione colori, che per quanto sembri molto fredda vi garantisco che poi sugli occhi una volta indossata tende più al neutro, che può trasformarsi in freddo quando integrate per esempio questi due colori in maniera un pochino più importante. Però è una palette stupenda, sono formule cotte che possono funzionare sia da asciutte che da bagnate, e specialmente sono colorazioni che per quanto siano tutte satinate shimmer si adattano perfettamente anche alla vita di tutti i giorni, anche per i meno esperti, perché li usate come volete, non c'è il rischio di combinare danni con questa palette. Vi può accompagnare di mattina, vi può accompagnare di sera, potete tranquillamente fare dei look iper semplici o anche qualcosa di un po' più smoky senza però mai strafare. Bellissima per la quotidianità, bellissima anche per degli eventi un po' più particolari. Quindi non so, onestamente oggi vi mostro un po' come la sfrutterei io in una giornata tipo, però come vi dicevo, tra l'altro tempo fa vi chiesi se volevate vedere un video con questa palette e gli strumenti anche presenti già nella palettina. Non penso che oggi li utilizzerò in maniera importante, perché comunque volevo sfruttarla anche con qualche pennello, ma se mi capita di usarli assolutamente si può fare. Vi dico, io li ho usati anche per realizzare un intero look, quindi si può fare. Però direi di cominciare. Innanzitutto prenderò il color panna, chiamiamolo, per illuminare un po' il sopracciglio. Tra l'altro questo colore è incredibilmente luminoso, se volete lo potete tranquillamente sfruttare anche come illuminante viso nel caso in cui siate alle strette con i tempi o la voglia.
Poi farò una cosa incredibile. Userò questo colore luminosissimo nella piega, ragazzi. Ebbene sì, si può fare, specialmente per chi non ha paura di infrangere le regole, utilizzare dei colori shimmer anche nella piega dell'occhio. Non è vietato dalla legge, lo potete tranquillamente fare, specialmente se la palette è tutto ciò che vi offre, voi sfruttatela, li avete spesi i soldi, sfruttatela come meglio credete. Questo è un colore rosa con una satinatura argentata, bellissimo da solo, bellissimo nella piega, bellissimo dove volete onestamente e molto elegante. Sebbene sia luminoso, vedete che comunque va ad accentuare l'ombreggiatura, tra l'altro ha un bellissimo riflesso rosa antico, elegantissimo. Poi che cosa potremmo fare? Allora, si potrebbe proseguire o applicando lo stesso colore un po' su tutta la palpebra, oppure andando ad intensificare con questo, oppure direttamente con questo. Allora, facciamo che prendo questo colore, lo stesso, e lo metto anche sulla palpebra mobile. Così gli diamo anche il suo momento di gloria. È bellissimo questo colore. Ripeto, lo potete sfruttare anche da bagnato se volete aumentare l'effetto riflettente. Già da solo, così asciutto, è uno spettacolo. Tra l'altro ricordatevi che io uso sempre il primer di MAC. Questo qua, che offre comunque una base un po' appiccicosa, quindi qualunque ombretto al di sopra si applica in maniera un pochino più intensa. Cioè, guardate che bello, già così è perfetto, ma noi oggi vogliamo strafare. Pertanto andrei a prendere il colore più scuro, che è questo marrone un po' meno luminoso rispetto agli altri, ma comunque satinato. Con un pennellino più preciso vado ad accentuare, ad enfatizzare l'angolo esterno e creo una specie di V. Molto bene, ragazzi, semplicissimo ma d'effetto. Poi vado a riprendere il primo colore con lo stesso pennellino che sto usando adesso e lo vado a stendere anche sulla rima inferiore. E poi riprendo anche il marrone più scuro con cui vado a far risaltare l'angolo esterno della palpebra inferiore. Cioè, due colori e il risultato a me fa impazzire. È semplicissimo e non pretendo di dire che questo sia un capolavoro d'arte moderna, però il risultato c'è. Comunque adesso riprendo il primo colore e lo vado ad applicare nell'angolo interno per illuminare. E ne utilizzerò un pizzico anche qua al centro della palpebra per dare l'effetto ottico di una palpebra più aperta, più ampia. Ci siamo? Ci siamo. Cavolata è da realizzare, ma una palettina di questo tipo, cioè l'effetto elegante è assicurato ed è la cosa che più mi piace, perché è elegante sì, senza mai strafare né in un verso né nell'altro in quanto a sottotono, cioè non è un trucco né troppo caldo né troppo freddo, e tra l'altro sta anche molto bene col vestito. Ora prendo una matita, aspettate che la trovo. Userò questa matita di neve che è la Ebano, che è una specie di marrone verdastro, e con questa accentuerò un po' la rima ciliare e poi la vado a fissare sempre con l'ombretto marrone della palette. Nella rima interna ovviamente metterò Gioia di Neve Cosmetics e poi sceglierò un mascara, che non so ancora quale sarà, e ci rivediamo per completare tutto con le labbra. Alla fine come mascara ho optato per l'Iconista di Catrice, che è favoloso, costa una miseria, la resa è veramente ottima. Invece sulle labbra, visto che erano arrivate di recente, direi di chiudere con una delle tinte di Kaleidos. Tra l'altro mi sa che riutilizzerò quella dell'altra volta perché mi era piaciuta veramente tanto, oltretutto oggi penso che ci stia meglio di qualcosa, anzi aspettate, vediamo se forse c'era qualcosa di un po' più rosato. Sì, forse la numero 2 Dune si risulta un pochino più adatta. Aspettate che però vado a mettere anche un po' di matita labbra, matita che ovviamente è sempre la numero 1 di Nabla.
E vediamo un po' com'è questo colore. Tutto ciò che ho detto nel video precedente su queste tinte in mousse di Kaleidos vale anche per questo. Il colore è stupendo, la formula è stupenda, l'effetto è bellissimo e anche la sensazione sulle labbra è proprio morbida, vellutata, super confortevole. Bene gente, quindi questo è il trucco completato. Spero che vi abbia fatto piacere vedere un po' di questi prodotti in azione. Quello che possiamo concludere appunto in questo video è che secondo me se cercate una palette che funzioni estremamente bene per la quotidianità, ma anche per quando avete bisogno di qualcosa di un po' più elegante, raffinato, prendete in considerazione la Nude Deep di Tom Ford, per quanto costi a livello proprio di qualità e di anche versatilità, è una delle migliori secondo me. I colori sono sì nude, ma come vedete danno un effetto veramente elegante allo sguardo. Quindi per me questo è stato un acquisto assolutamente azzeccato. Non dico che comprerei tutte le loro palette, perché non tutte hanno una selezione colori che si adatta per l'appunto ai miei gusti e alle mie esigenze, ma la Nude Deep è stata una scoperta fenomenale. E oggi vi ho mostrato come con principalmente due colori si riesce assolutamente a realizzare qualcosa di stupendo, però anche impiegando delle altre combinazioni, tra cui magari il colore grigio un po' più argentato, questo qua, riuscite a fare cose ancora più sexy, ancora più smoky. Comunque, gente, questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere che cosa ve ne è parso. Io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale. Spero tantissimo di rivedervi nel mio prossimo video. Fino ad allora, però, vi mando un enorme abbraccio, un bacio, un saluto e alla prossima. Ciao! Mua!